ho scelto Cusano. Come meritarsi uno stipendio con bonus vari di 40 milioni in 5 anni, o magari in uno soltanto, se qualcosa va storto con gli azionisti, è il grande problema personale di Flavio Cattaneo, nuovo amministratore delegato di Telecom Italia, la cui remunerazione, approvata dall'assemblea degli azionisti, è stata oggetto di molte critiche. L'impegno è chiaro: andare oltre i target della gestione precedente e in fretta, che in termini di costi significa risparmi che passano dai 600 milioni del piano patuano ai 1800 milioni del piano Cattaneo. Il turnaround è drastico, non c'è dubbio. Flavio Cattaneo, lo ricorderete, è stato anche amministratore delegato in Rai, è il compagno di un'attrice molto famosa, soprattutto qui a Roma, Sabrina Ferilli, ma al di là delle vicende personali e delle professioni ricoperte a livello manageriale nel passato, Flavio Cattaneo in questo momento sta guidando la governance di Telecom. E sto leggendo, insomma, delle interviste che ha rilasciato recentemente, non moltissime a dire la verità, perché non è un manager che parla molto, ovviamente, e si dice soddisfatto per come stanno andando le cose. Il problema è che i lavoratori non sono soddisfatti. Cerchiamo di capire perché, attraverso chi in Parlamento si è interessata a questa vicenda, portandola anche in Commissione Lavoro. Saluto e ringrazio Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, ben trovata. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Perché immagino che anche lei sia stata contattata, avvicinata, insomma, molto prima di noi su questa vicenda Telecom, e anche lei abbia notato, diciamo, uno strano silenzio attorno a questa storia. Proprio per questo io ho visto anche un video che mi hanno inviato appunto i lavoratori Telecom, dove lei, insomma, raccontava le sue, diciamo, perplessità rispetto a quello che sta accadendo. Intanto le chiedo di fare una cosa: che cosa si sta realizzando? Quali sono le strategie? Ecco, quali sono le strategie che Cattaneo sta mettendo in atto per raggiungere questi obiettivi che gli ha affidato Telecom, onorevole Lombardi? Questa è un'ottima domanda e ce lo verrà a spiegare Cattaneo stesso in Commissione Attività Produttive alla Camera, dove lo abbiamo chiamato proprio a illustrare al Parlamento quello che è il piano industriale di Telecom, perché il problema è proprio questo: l'assenza di un piano di rilancio dell'azienda, un'azienda che è stata costruita negli anni quando ancora Telecom era pubblica, con i soldi delle tasse dei cittadini, perché non ci dimentichiamo che, insomma, tutte le infrastrutture di Telecom, la dorsale, la famosa dorsale telefonica, da cui poi tutto promana, è stata costruita con i soldi delle nostre tasse. Poi ci sono state le epoche delle privatizzazioni a debito, con l'appoggio del centro-sinistra dell'epoca, e quindi Telecom è stata svenduta per un piatto di lenticchie, vari passaggi proprietari. Adesso i proprietari sono i francesi di Vivendi, e a loro bisognerà che Cattaneo, insomma, renda conto dal punto di vista finanziario. A noi invece, come Parlamento, deve rendere conto dal punto di vista del piano industriale, proprio perché le telecomunicazioni sono un asset strategico per il futuro e lo sviluppo del nostro paese. Quindi verrà in Commissione Attività Produttive e ci racconterà che progetto ha per questa azienda. Nel frattempo abbiamo visto gli effetti sui lavoratori. Esatto. E francamente non ci sono piaciuti. Perché se il piano industriale, appunto, voi lo volete, volete che sia illustrato per bene, così diventa anche ufficiale dal punto di vista pubblico, voi ritenete anche, cioè voi sapete bene quello che sta accadendo. A me lo hanno raccontato, ovviamente non entrando nei dettagli, però le cifre che davo nell'introduzione, cioè scioperi continui, adesioni al 75%, danno l'idea che, insomma, i lavoratori non è che protestano perché, gli hanno tolto la merendina spezza fame a metà mattinata, ma sta accadendo qualcosa di più impegnativo per loro. Cosa ha capito lei, onorevole Lombardi? È impegnativo per loro, ma è anche una frontiera futura che vorrebbero percorrere molte aziende, sempre con l'avallo
di questa politica al governo. Allora, è un percorso che è iniziato, diciamo, col Jobs Act, con la cancellazione dell'articolo 18, con la diminuzione di quelle che sono le tutele dei lavoratori, con la previsione anche di attività di videosorveglianza a distanza per vedere se effettivamente il lavoro viene svolto secondo quelli che sono diciamo, i turni e i tempi che l'azienda pensa che siano i più produttivi per il fatturato, fondamentalmente. Sì. Previsioni di demansionamenti, il Jobs Act parla di un livello, con questo accordo unilaterale Telecom in realtà è arrivata addirittura a un demansionamento di due livelli, tutta una serie di tagli economici, tagli di ferie, giorni di ferie in meno, ore di permesso in meno. Insomma, si sta cercando di scardinare quella che era la validità, e questo, per questo dico che è una frontiera questo accordo, sì. Che poi accordo unilaterale è un ossimoro praticamente. Cioè non c'è stato confronto con i lavoratori su questo? No, in realtà è stato presentato una prima volta alle rappresentanze sindacali dell'azienda ai primi di ottobre. Di lì è partita questa mobilitazione molto importante da parte dei lavoratori, anche molto organizzati, auto-organizzati. E poi il 23 di gennaio, dopo tra l'altro che c'era stata qualche giorno prima una mia interrogazione al Ministero del Lavoro, che aveva garantito che aveva sentito Telecom ed era tutto a posto e l'accordo giaceva, ci sarebbe stata una fase concertativa con i sindacati, sarebbe aperta, ma la fase concertativa ha constato di un incontro in cui l'azienda è tornata di nuovo al tavolo dicendo: questo è l'accordo, cancelliamo il vecchio, prendete, portate, incartate e portate a casa. Insomma, sono cambiati quindi proprio i contratti, onorevole Lombardi, nello specifico? In realtà è cambiato il modo di voler fare la contrattazione. Cioè, una volta c'era il contratto collettivo nazionale del lavoro per il settore di riferimento, sì. Dopodiché c'erano degli accordi integrativi locali tra aziende e lavoratori che dovevano essere appunto integrativi, cioè andavano a regolare quelli che erano gli aspetti che il CCNL nazionale non aveva regolamentato, o a migliorarli ancora, magari, che ne so, il CCNL diceva premi di risultato pari a X per questo livello e a Y per quest'altro livello, e invece l'accordo integrativo andava migliorando queste cose. Poi piano piano, con gli anni, in realtà gli accordi integrativi andavano in deroga al contratto collettivo nazionale del lavoro, anche in peggio, e la giurisprudenza dei giudici del lavoro ha permesso questa cosa negli anni. Adesso la nuova frontiera, avallata anche dal Jobs Act, è che in realtà i contratti collettivi nazionali, che prevedono mobilitazioni nazionali, quindi diciamo una grossa mobilitazione dei lavoratori, una grossa mobilitazione da parte dell'opinione pubblica, un certo tipo di raccordo tra le volontà datoriali e quelle lavoratori, sì. Lavoratori andrà superato e verrà affidato tutto alla contrattazione, quella detta di secondo livello, cioè direttamente tra la microazienda, micro o macro nel caso per esempio di Telecom, e il lavoratore. Questo significa rompere il fronte dei lavoratori, questo significa che ci sarà una parte molto più forte che sarà la parte del datore di lavoro e una parte molto più debole che siederà a quel tavolo, che è il lavoratore. Indovinate ovviamente da che parte prenderà la bilancia della trattativa lavorativa? Certo. Mi è stato, insomma, stato riferito anche di perdite consistenti nella busta paga a seguito proprio di questi cambiamenti negli orari, nei giorni che verranno, insomma, aumentati di lavoro. Leggo da un sito, freedompress.cc, la testimonianza anonima di un tecnico Telecom che dice: dal demansionamento dei livelli passando per l'abolizione del mancato rientro, giorni di ferie in meno, ore di permesso cancellate, arriviamo al premio di risultato di quest'anno, dice questo lavoratore, che paradossalmente non è stato erogato per i dipendenti, ma che sembrerebbe intascato sotto altra dicitura dai dirigenti. Queste sono denunce anonime, non so se sono state verificate, però questo è l'umore, diciamo così. Poi si parla di modulare l'orario di lavoro, onorevole Lombardi, in base alle esigenze aziendali. Se la giornata lavorativa è di 8 ore, il dipendente può essere obbligatoriamente rispedito a casa per esigenze aziendali. Quindi... oppure viceversa, per esempio parlavo con dei tecnici, dicevano: se io sto facendo un intervento fuori sede,
e finisco le 8 ore, l'azienda mi può chiedere di rimanere X ore finché io non finisco l'intervento. Dopodiché il giorno dopo, io anziché magari avere recupero, devo comunque tornare al lavoro solo per 2 ore. Magari abito lontano, lavoro lontano, non, devo andare solo praticamente così. Arrivo, timbro e sto 2 ore fermo perché in 2 ore non riesco a fare interventi. E poi mi ritorno, quindi c'è anche una follia nell'organizzazione. Se qualcuno però le obiettasse, onorevole Lombardi, ma siamo in un momento difficile, le aziende per competere sul mercato hanno bisogno, diciamo così, che i lavoratori non timbrino il cartellino per forza quando suona la campanella, magari gli si chiede appunto di completare il lavoro, di mettere un wifi dentro un'abitazione, perché altrimenti si rischia di perdere qualche cliente. Cosa risponderebbero, onorevole Lombardi? Che è un discorso che regge solo se il management dà il buon esempio, punto primo, e secondo se il discorso di rimanere sul mercato da parte dell'azienda non avviene solo dal fronte del taglio dei costi, ma anche e soprattutto della ricerca di nuovi ricavi. E mi spiego. Il piano industriale che noi stiamo chiedendo va proprio in tal senso, cioè capire come l'azienda vuole rilanciare il proprio business sul mercato, e non solo per la parte dei tagli dei costi, che poi alla fine sono i tagli più importanti, sono quelli sul costo del lavoro fondamentalmente, non sugli sprechi, non sugli acquisti, non sull'economia di scala, non sui bonus dei manager. Ma andare a lavorare in innovazione, ricerca, sviluppo, nuovi prodotti, nuovi servizi da poter andare a offrire quando tu sei un leader di mercato, o comunque insomma sai stare sul mercato in maniera competitiva. L'altro discorso che non regge è il discorso del management che non dà l'esempio, perché è vero che i lavoratori quest'anno nel 2016 non hanno preso il premio di risultato, ma invece pare che, e questo non è oggetto di verifica, ma nella mia interrogazione l'abbiamo detto e nessuno l'ha contestato, neanche il Ministero, che in realtà il calcolo del premio dei manager che è stato invece corrisposto fosse basato su un criterio diverso. Quindi ai lavoratori è stato applicato, adesso è inutile che vi spiego tutti i criteri, però diciamo sì, ai lavoratori è stato applicato il criterio più penalizzante possibile, che deriva dalle scelte aziendali di quei manager che invece a loro hanno applicato un criterio più favorevole, e che quindi a loro si sono assegnati i premi di risultato, o comunque MBO, cioè, come li chiamano. Per fare un esempio calcistico che in Italia va sempre di moda, è come se una squadra avesse concordato dei premi con la propria società: se arriviamo tra il quinto e l'ottavo posto ci date tot soldi, e poi alla fine quel premio danno solo all'allenatore. Pensate, esatto. Pensate cosa, diciamo, accadrebbe. Semplificato è così. Semplificato, sì, molto semplificato, me ne scuso, ma per capire no, è così. Senta, un ultimo passaggio su questo, poi le volevo fare una domanda proprio di politica generale, ma qualcuno ipotizza che dietro a questa vicenda Telecom in Italia, e forse anche dietro al silenzio mediatico, che effettivamente è molto strano, noi non vogliamo fare i Don Quixote, perché non è che siamo eroici nel raccontare questa storia, anzi io trovo strano non venga raccontato, perché in fondo una protesta in più, una protesta in meno, non credo che un telegiornale si debba censurare chissà cosa. Sappiamo tutti che ci sono proteste in Italia, anche questa poteva essere raccontata, però è vero, nessuno ne ha parlato. Ma detto questo, poi mi dirà cosa ne pensa anche dell'aspetto mediatico. Qualcuno dice che dietro ci sarebbe un rischio finanziario che riguarda la Francia, ancora Vivendi e Orange, che è il leader francese delle telecomunicazioni. Qualcuno ipotizza che Telecom in Italia è un settore che interessa più ad Orange che a Vivendi, e che quindi Vivendi potrebbe usare Telecom come, diciamo, merce di scambio per quanto riguarda le quote della stessa Orange, e in tal modo Orange diventerebbe un colosso italo-francese, Vivendi controllerebbe il mercato interno francese nei media e telecomunicazioni. Allora, è un po' ovviamente cinematografica come cosa, ma lei ha avuto sentore o notizie in merito, onorevole Lombardi? Guardi, nello specifico di questi incroci, francamente, un po' complesso, sentito, ma non ho riscontri, quindi insomma di solito cerco di parlare dati okay. alla mano. Andiamo oltre, il silenzio mediatico invece? No, comunque tornando alla cosa, io continuo a dire che le nostre aziende stanno diventando mercato, proprio terreno di shopping per l'estero, soprattutto aziende, ribadisco, strategiche come l'azienda che possiede la dorsale delle telecomunicazioni in Italia. Ormai la telecomunicazione significa tutto, cioè voi pensate a immaginare una vita senza banalmente lo smartphone.
che complicazione, dalla sveglia la mattina fino all'ultima notizia della sera, insomma inizia a diventare un po' complicata nell'organizzazione lavorativa e anche nella programmazione della propria vita. Per quanto riguarda il discorso mediatico, lo dice una persona che appartiene a una forza politica che, insomma, come dire, con i media ha un rapporto molto conflittuale. Immagino, sì. Come dire, non mi aspetto che da questa informazione, salvo le debite eccezioni che ci sono ancora, per fortuna Radio Cusano è un'isola felice in questo panorama, che effettivamente vengano capite quelle che sono le notizie vere che hanno un impatto sulla vita delle persone da questo sistema mediatico, purtroppo. Senta, onorevole, in linea di massimo, non vogliamo la data precisa, ma quando si andrà a votare secondo lei? 2017? Secondo me primavera 2018. Ah, allora abbiamo proprio la data primavera 2018, quindi scavalliamo alla grande. Per me, eh? Per me. Sì, no, per me. Voi andreste prima invece, insomma, dal vostro punto. Sì, assolutamente. Noi vorremmo che fosse data la possibilità ai cittadini che si sono espressi chiaramente con referendum costituzionale del 4 dicembre contro questa politica che diciamo parla delle strategie su come spartirsi il potere e non parla poi di risolvere effettivamente i problemi dei cittadini. Io ricordo che in questa legislatura, ormai stiamo veleggiando verso il quarto anno, provvedimenti che abbiano avuto un impatto serio nella vita dei cittadini, tranne il Jobs Act ed è un impatto peggiorativo, non ce ne sono stati. In realtà poi abbiamo visto che si è perso tanto tempo su una riforma costituzionale che non aveva ragione d'essere e su una legge elettorale che in maniera molto presuntuosa è stata pensata solo per un ramo del Parlamento, come se la riforma costituzionale fosse già una cosa fatta, e poi i cittadini hanno avuto la possibilità di esprimersi e quindi adesso si è ritornati al punto di partenza senza passare dal via e quindi ricominciamo la giostra della legge elettorale. Noi ci siamo opposti fermamente a questo, abbiamo detto ormai la legge elettorale è stata diciamo emendata dai suoi elementi di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale, è immediatamente autoapplicativa e quindi diamo la possibilità ai cittadini di scegliere chi li dovrà governare per i prossimi anni subito. Quindi sì, ci sarà tutta la discussione sulla legge elettorale, si arriverà a primavera 2018, avete capito questo, insomma? Purtroppo abbiamo questo forte sospetto. Ma solo il Presidente della Repubblica o c'è qualcuno che fa finta di voler andare subito alle elezioni e invece in realtà la vuole tirare per le lunghe, secondo lei? Ma io diciamo sono abituata ormai dopo 4 anni che sto al Parlamento a diffidare delle dichiarazioni dei partiti e quindi, come dire, diffido di chi va nelle trasmissioni televisive e dice una cosa, poi in aula vota in un'altra maniera, e questo è avvenuto per le riforme costituzionali, è avvenuto per la legge elettorale, eccetera, eccetera. Anche chi poi si era riposizionato nel corso dei mesi e degli anni in realtà aveva fatto altre cose quando si trattava di fare effettivamente il lavoro da parlamentare. Quindi. E in più in tutto ciò c'è un discorso che l'Europa sta mandando dei segnali inequivocabili che non accetterebbe, cioè accetterebbe difficilmente un'anticipazione della data delle elezioni. Ah, quindi anche l'Europa dice la sua su questo. Sì, noi ormai siamo veramente a sovranità residuale, così. Va bene, grazie Roberta Lombardi, buon lavoro col Movimento 5 Stelle, grazie anche per aver risposto ai lavoratori Telecom. Buona giornata a lei e arrivederci.